state tutti? Come state ben trovati? Sono felice di tornare con voi questa sera con un'altra puntata speciale dove facciamo un passo ancora più avanti verso il mistero. Quindi stasera poi darò spazio anche alle vostre domande. Speriamo che non ci siano in leone a tastiera ma qualora ci fossero li annientiamo. Allora io prima di invitare ovviamente Sonia in diretta. Voglio leggervi qualcosa di speciale. È uno scritto che risale al 1910, quindi stiamo parlando di più di cento anni fa, ma che ritengo che sia assolutamente molto attuale. Lo ha scritto Henry Scott Holland, eh, un, un prete eh, nel 1910, e il titolo è La morte non è niente. però, sentendo le parole. Capirete com'è tutto molto attuale, soprattutto perché l'ha scritto un prete, e quindi secondo me assume un doppio valore. La morte non è niente, non conta, io me, me ne sono solo andato nella stanza accanto, non è successo nulla, tutto resta esattamente com'era. Io sono io e tu sei tu. E la vita passata, che, avevo, che abbiamo vissuto così bene insieme, è immutata, intatta. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro, lo siamo ancora. Chiamami con il vecchio nome familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce. Non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Sorridi, pensa a me e prega per me. Il nome sia sempre la parola familiare di prima, non cambiarlo. Annuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima, credimi. C'è una continuità che non si spezza. Cos'è questa morte se non un incidente insignificante? Perché dovrei essere <coughs> fuori dai tuoi pensieri solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono solamente dall'altra parte. Guarda, proprio dietro l'angolo, va tutto bene, nulla è perduto. Un breve istante. E vedrai che tutto sarà come prima e come rideremo dei problemi della separazione quando noi ci incontreremo di nuovo insieme io trovo questo scritto bellissimo e soprattutto eh, attuale perché la stanza veramente si sta formando la parte la porta che ci unisce da una parte all'altra sta veramente avvenendo e piano piano arriveremo a questo risultato e io ritengo che questo è un percorso che tutti quanti noi stiamo facendo di conoscenza tengo a precisare un percorso laico bene io ho preparato una serie di domande incredibili per sonia Gabaldo che quindi invito in diretta qua con noi sonia ci sei sì sono qua eccola qua ciao sonia come stai bene, bene. Bene, 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 mi fa molto piacere. Allora Sonia, io questa sera ti ho preparato un po' di domande perché eh, siamo arrivati a un punto un po' avanti e quindi è giusto fare anche un passettino avanti con questo percorso. Però siccome magari c'è qualcuno che ancora non ti conosce, perché non provi a dire con parole tue chi è Sonia Gabaldo? Allora chi è Sonia? È difficile definirsi. E io sono una mamma eh, di cinque figlie, sono una persona che fino a un certo punto della mia vita ho fatto una vita come tutti gli altri, normalissima, e a 33 anni mi è cambiato tutto. A 33 mi... anni proprio? A 33 anni mi è cambiato tutto perché ho cominciato a vedere e a sentire. Ovviamente eh, avevo i condizionamenti, e venivo dalla religione cristiana, frequentavo la chiesa perché mi era stato insegnato da mia nonna e avevo paura perché quando cominci a vedere delle cose e a sentire delle cose eh, ti impaurisci e dormivo con Rosaria la luce accesa attaccato a mio marito. Pian piano eh, mi hanno seguito. Mi hanno aiutato, mi hanno eh, eh, insegnato, quindi istruito, e ho mi sono staccata da tutti i condizionamenti. E se adesso mi devo definire una persona, mi definisco una persona atea, atea, eh, ma non priva di amore. Forse un, proprio un ateo è quello che. Co, quando in contatto con la propria coscienza sa cos'è l'amore. Molto bene. Ecco, però per entrare un po' un pochino più nel dettaglio, quali sono questi doni? Cosa vuol dire quando tu mi dici io vedo, ma che cos'è che vedi? Eh, allora, io non è una... vedo è quando parli di occhi. Sì. E io, io invece ho una, perce... una percezione visiva e uditiva. Eh, cioè vuol dire che io sento e vedo però dal canale della mia coscienza no quindi io vedo e sento tutto il mondo tutto il mondo invisibile quindi quello che io definisco lotto quindi il di qua e il di là vedo tutte le persone vedo le persone uguali le persone di qua vive che le persone di là non vive e le, e le sento parlare perché comunque l'anima è uguale non cambia che sia incarnata che non incarnata quindi inconsapevolmente viaggia e viene a dialogare vedo le persone anche fai conto se sono al telefono con una persona solo con la cornetta vedo la persona che ho al telefono anche se non la conosco la sua casa i suoi cari vivi i suoi cari non vivi allo stesso modo e vedo tutte le vite passate delle persone e vedo da dove arrivano realmente come anima e soprattutto vedo la vita corrente delle persone. È e... strabiliante questo. Senti. Prima di andare avanti, c'è una persona che fa una domanda, secondo me, molto coerente. Cosa intendi per ateismo? Non credi in nessun Dio? No, credo io ehm... no, prima non ho. No? Certo, io non, 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 non. Allora, Dio è un nome terreno dato dai condizionamenti qua per erigere qualcuno al di sopra di tutti. E Dio non è al di sopra di tutti, ma è parte di tutti. Quindi non puoi dire che sei atea, tu sai che esiste un Dio che fa parte di tutti. No, io so che esiste un'energia. Di cui, di, da, cui siamo sta, da cui siamo nati, ok? da cui siamo usciti, ma non è al di sopra di noi, ma è dentro e plasmato in noi. Ok. Quindi ti sei espressa male, quindi non è che tu non credi a nulla, credi a questa forma di Dio. Ok? Sì, la chiamiamo Dio perché così capiscono meglio, eh no. io la chiamo forza creatrice. Allora, e chiamo... Abbiamo detto che Sonia eh, sta al telefono con una persona e riesce a vedere la vita di questa persona, le vite passate di questa persona, le persone che stanno vicino a lei, sia vive sia che sono già dall'altra parte, insomma è tantissima roba questa e ti è arrivata nel tempo, non è che ti è arrivata tutti insieme, giusto? No, no, passo passo, passo passo. Ogni volta che ti insegnano e ti tolgono un radicamento, ti, ti mettono una lezione avanti. Quindi, man mano apri delle porte, eh, visto che noi siamo comunque, eh, siamo creatori, e eh, quando siamo a contatto con la nostra coscienza, in base alle vibrazioni che abbiamo, apriamo dei contenuti, no? Come un motore di ricerca, mm. e quindi eh, cresciamo in base ai contenuti che noi creiamo o attiriamo. Ecco un'altra domandina, mentre, mentre tu parli, io vedo scorrere un sacco di domande che ovviamente non posso rispondere a tutti, però per esempio Dani chiede: ma cosa ha scatenato il tutto? Cioè, quei famosi 33 anni, dove tu hai cominciato a vedere, oh. c'è qualcosa che in concomitanza ha scatenato, o è arrivato così all'improvviso? Non ho avuto il dono né per evento traumatico né per qualsiasi altro motivo, semplicemente perché era il momento giusto. Quindi era il momento che doveva arrivare l'apertura, punto. Esatto. Ok, perfetto. Allora, a questo punto cominciamo con qualche domanda. Che cos'è l'otto oppure la clessidra? Cerca di essere semplice nella tua spiegazione, se no casomai ti correggo io. Vai. allora l'otto non è altro che il mondo specchiato come lo chiamo io la clessidra e mi piace più clessidra che 8 anche se 8 è determinante perché disegna l'infinito quindi l'infinità di questo ciclo che dura da tantissimi da tantissimi milioni di tantissimi milioni di secoli quindi eh, però clessidra perché eh, sia di là che di qua abbiamo un tempo limitato. L'otto è questo mondo? Allora, eh, il di qua è uno spec... eh, il di là è uno specchio del di qua. Quindi l'otto è il di qua e successivamente l'aldilà. Così com'è, cioè nel senso, noi ci, eh, quello che è di qua ce lo portiamo di là Ebbene, beh, quindi, anche quello, diceva quindi... Schleiner. L'al di là è una conseguenza dell'al qua, ed è verissimo. Quindi quello che succede di qua, quando noi lasciamo il corpo fisico, andiamo di là e continua a ripetersi la stessa, la stessa tipologia di vita? Sì, noi siamo emanazione, la vibrazione che siamo emaniamo, quindi creiamo quando siamo eh, senza corpo fisico. Siamo energia, siamo, siamo coscienza, no? siamo un'energia comunque intelligente, libera, pura. Quindi riacquistiamo tutti i ricordi di quello che abbiamo vissuto in tutte le vite passate, delle nostre conoscenze, conoscenze apprese in questo otto, e, però e come vibrazione, emanazione, ricreiamo quello che siamo stati nell'ultima vita. Quindi, Quindi preferisco... ricreiamo… Ricreiamo il lavoro che facevamo di qua, come eravamo di qua, gli hobby che ci piacevano di qua, e quello che avremmo voluto di fare, fare di qua lo facciamo di là, e, insomma, però sempre a fine all'ultima vita che abbiamo vissuto. E questo tu lo stai dicendo perché li vedi che fanno questo, certo. certo. Ok, va bene. E eh, quindi è una sorta di. Eh, paradiso preferenziale personale, cioè, se a me piaceva andare a pescare di qua, io continuo ad andare a pescare di là perché mi piace. Certo. Tu ti crei esattamente un, eh, con, per, per una costruzione. Io lo dico ipnotica oppure emanazione mm. ipnotica: tu emani quello che vibri, è come se tu fossi una memoria no, che è messa in un computer e eh, eh, fa immagini che, ha, che hai messo in memoria. Quindi tu crei esattamente le immagini che hai in memoria. Ok, e però sei tu, non è che sei... Oh. Ti, prendi coscienza che sei continui a essere tu, con la certo, tua personalità, perché... il tuo carattere, le tue amicizie. Tu prendi coscienza di tutto quando sei di là, perché non hai più la mente e non sei più limitato da un corpo materiale, perché questa è una zavorra. Ok, eh, noi abbiamo una zavorra. Che noi Senti, però, come mai, come mai tutte le entità con cui entriamo in contatto non ce n'è una che le manca la terra e che vorrebbe tanto tornare indietro perché tutte le volte rispondono no, preferiamo star di qua È perché non si vuole tornare di qua? Perché lasciando il corpo hai il senso di essere nel tutto, hai una sensazione magnifica di amore, di sicurezza, di leggerezza, di consapevolezza di ciò che si è. E, e non hai più dolore, non hai più pesantezza e non sei più limitato, hai, hai un senso proprio di sicurezza, di protezione, hai, sai chi sei. Ecco in quel preciso momento, non hai dubbi a ah, che cammino devo percorrere perché ho, fa, ho fatto questo, era meglio che facevo quell'altro. Non ci sono più dubbi, è solo certezza. Allora, qualche domandina veloce, cerchiamo di rispondere sinteticamente. Io credo alla teoria la quale viviamo contemporaneamente tutte le incarnazioni, se è vero che il tempo non esiste. Non ho capito. Io credo, c'è cioè Marco che scrive, io credo alla teoria la quale viviamo contemporaneamente tutte le incarnazioni, se è vero che il tempo non esiste. Mm, che senso ha? Vuol dire che lui pensa che noi, io adesso sto parlando qua con te, ma posso essere anche già reincarnato tra 500 anni in un'altra dimensione della Terra, eh, priva di tempo in questo concetto. Non può non coesistere questo perché non hai un corpo coagulato cosciente. Quindi ti dico di no. Arriviamo poi al corpo, al corpo coagulato cosciente. Quando, Arianna, quando siamo dall'altra parte, ricordiamo le vite precedenti o solo l'ultima? bella questa domanda no, Quando siamo dall'altra parte ricordiamo tutto quello che abbiamo vissuto in questo otto e quindi nel mondo materiale. Quindi nell'ultima vita? No, no. In tutte, tutte le vite? Che fatto. Certo che sì. Eh, noi, noi riprendiamo possesso di tutte le nostre memorie eh, che, che lasciamo, che abbiamo comunque condotto in tutte le vite, quindi riprendiamo la conoscenza ma sempre fine a questa vita materiale e a questa terra. Il nostro motore di ricerca è limitato, cioè quando arriviamo di là abbiamo sì tutto, tutto quello che abbiamo imparato, ma sempre nelle vite passate su questa terra materiale. Benissimo. Paolo no, non è stato invitato e non ho assolutamente intenzione di sottoporla al dottor Sinesio. Grazie per la domanda. No. Tiziana Orascale, è su questa dimensione la sofferenza? Non ho capito. È su questa dimensione la sofferenza? Cioè è solo in questa parte del lotto la sofferenza? La sofferenza è no. Non è solo qua. E come, come vi ho appena detto, è la sofferenza... È diversa sia di là che di qua. Ovviamente, se tu vai di là con una vibrazione che qui hai creato sofferenza, di là quello che emani per emanazione e per creazione, crei la tua sofferenza. Quindi non è più una sofferenza fisica, ma è una sofferenza cosciente che è molto più amplificata, come è amplificato l'amore, come è amplificata la pace. Cioè, è ovvio, dopo c'è un percorso da fare. Certo, quindi si uscirà dalla sofferenza, ma certo che sì. Per esempio, Luciana chiede se sei stato un assassino continua di là ad uccidere? Qui c'è il concetto del film da spiegare. Allora sappiamo che eh, è uno specchio. Lo specchio, se voi ragionate, che cos'è? È, è l'immagine contraria di quella che rifletti. Quindi, cosa significa? Significa che di là non continuerai a uccidere, però capirai cosa vuol dire essere ucciso. Tu rivivrai lo spinto di chi hai spinto. Ma se è vero, come dice Silver Beach, che il corpo sarà più percettivo. Più solido ma non materiale, non capisco. Puoi spiegare Sonia? Quindi noi di là non avremo un corpo fisico, ma avremo un corpo energetico che però, alla fine sarà anche più percettivo solido di quello che abbiamo ora. Come mai? Ma, certo, ma perché in base alla vibrazione, se tu, se tu sei acqua e stai nell'acqua, è ovvio, senti, senti come se fosse materiale perché sei della stessa vibrazione, quando invece sei qui nella materia, sei materia e senti. In modo bene la materia, ma non cambia, sei sempre comunque fisico. Questa è scienza. Io sono ignorante, però me l'hanno insegnata da di là. Cioè, in base allo stato di vibrazione e, e tu sei comunque materia. Ok. Qual è lo scopo dell'incarnazione terrena? Quindi andiamo in, in campi vastissimi, però è eh? sintetica. Sì. Vabbè, lo scopo delle incarnazioni terrene è molteplice: uno per fare delle esperienze, uno per correggere l'esperienza magari precedente e quindi per, per capire, altre per curiosità, per provare certe cose che si possono provare solo con il corpo fisico, e anche la malattia. Uno viene per curiosità perché lo può strumentare solo e provare nel corpo fisico. Tutte le cose che a noi ci sembrano più atroci, tante persone, come una riva e vuole nuotare, allora vuole essere un nuotatore, viene qui nella materia, è ovvio che con un corpo materiale eh, le sensazioni sono diversissime da un corpo vibrazionale come hai di là come, come anima. quindi vieni a fare proprio esperienza l'esperienza del tutto che per te sia brutto che per te sia bello non esiste né brutto né bello esiste brutto e bello perché ci è stato insegnato e condizionato così e nero è brutto e la luce è bella e chi l'ha detto chi l'ha detto uno si è mai sottoposto a pensare se tutto quello che gli hanno insegnato sia reale o se andiamo avanti solo con la benda agli occhi e ci va bene quello che ci è stato insegnato. Nessuno si pone mai domande perché porsi le domande uno se non sa rispondere, si perde, no? si sente perso. No? E sentirsi perso è brutto, però delle volte sentirsi perso si entra in contratto con la propria coscienza e allora dopo si entra nel tutto. Cinzia, ho una curiosità, quando noi scegliamo la nostra vita, lo fanno anche i nostri genitori, i parenti e tutti coloro che incontriamo nell'arco della vita scelta, quindi tutti insieme? Allora, anche questa è una bellissima domanda, perché eh, noi, non è che noi ci, tutti lì si ritrovano in 200.000, quelli che incontri in tutta la vita, a, a studiare che vita fai, si va per assonanza. Ok, ad esempio uno sceglie, come dice Marco, c'è tante televisioni, sceglie un film. 200 scelgono un film che è, è, è similare o uguale a quello. Ovviamente si troveranno nello stesso momento, nella stessa linea temporale e faranno esperienza con te. È assonanza nel senso che quello che tu emani è quello che tu richiami e quello che ti trovi quindi diventa una costruzione ipnotica condivisa un'esperienza condivisa con persone più marginalmente perché hanno scelto solo un pezzo magari di quel film che fai tu con altre a pieno perché hanno scelto proprio il film che fai tu ok Andiamo avanti. Che cos'è il bardo e quanti bardi ci sono? Allora, sempre per condizionamento, come ho detto, che noi creiamo da di qua, creiamo di là. Il bardo, quando tu, quando io lo vedo, è, è una struttura tipo un ospedale, una clinica, ok? Dove la gente viene curata. Eh, sempre perché ah, qua è stato in no solar molto bene, tra l'altro, quindi una conferma. E quindi io lo vedo come una clinica, come un ospedale, e, ma, ma non ce n'è solo uno, ma ce n'è tre di Bardi, tre Bardi in base a, come ho spiegato prima, si va di là con una memoria di eh, una vibrazione. E quindi in base alla memoria, alle vibrazioni, in base a quello che devi curare, guarire, capire, entri in un bardo piuttosto che un altro. Quindi il percorso è più lungo o meno lungo. Ho spiegato oh, bene? Sì. Ah. Eh, il bardo è comunque un, un ponte di mezzo tra questo otto e. L'altra parte dell'otto della clessidra giusto? Sì, è la x che vedi nell'otto. Ok, e eh, perché a questo punto, quando siamo nell'altro otto, dove facciamo quello che ci piace: il lavoro, la pesca, la musica, gli amici, perché abbiamo bisogno di reincarnarci? Attenzione, questa è uno scoop. Vai, abbiamo bisogno di incarnarci perché quello che va di là. Non è altro che un corpo Cos'è un corpo Un corpo è, come ho detto prima: lo stesso hai una, una corporeità o quant'altro, però non hai un'energia che esaurisce perché non hai un corpo coagulato, cosciente. È come se tu fai una bolla di sapone, no? Ok, finché non, non scoppia, va però dopo ha bisogno di un corpo coagulato cosciente adesso spieghiamo che cos'è il corpo coagulato cosciente quindi praticamente se ho ben capito di là a un certo punto la nostra carica energetica finisce esattamente come di qua esatto e quindi abbiamo bisogno di reincarnarci quindi è un'attrazione irresistibile è quello che ho detto alla clessidra che c'è un tempo per rimanere di qua e un tempo per rimanere di là anche se di là il tempo non c'è quindi è un esaurimento energetico. Il tempo l'hai calcolato in un modo diverso perché come abbiamo detto è specchiato, quindi lo stesso esiste il tempo e lo spazio nell'otto. Okay. Calcolato in un modo diverso. In questo momento noi ci stiamo ricaricando per andare a attraversare la clessidra e tornare nell'altra parte dell'otto. Esatto. Ok. E c'è una durata nel tempo non tempo per ognuno di noi? o Va in, ba in base al, all'energia o alla vibrazione che hai ehm, mantenuto in questa vita. Te fai conto, no? Se tu hai una vibrazione alta, la carica sarà più lunga. Se vivi in una vibrazione bassa, la carica sarà più corta. Ok molto chiaro, hai già risposto anche ad alcune domande oh, l'Anna Giulia Calabrese fa una domanda bella tosta, io vorrei chiedere se scegliamo anche noi come lasciare questo mondo quindi morire anche in modo tragico, perché non si muore tutti allo stesso modo certo bella domanda, sì. mi piace molto certo che sì cioè sono i colpi di scena no? nei film no? si viene a fare un'esperienza eh, scegli un film e uno sceglie anche dei modi eclatanti no, per andarsene da di qua. Certo, sono i colpi di scena e li scegliamo noi. Quindi è più che altro un modo per uscire di scena dal film, non è una morte. No, la morte non esiste. Come spiego, cerco di spiegare sempre, e non, non sui nostri cari o chi è che di là non sono in cielo. Ma tu semplicemente ti addormenti. Esci dal corpo ed è tutto intorno a te, Tiziana. Ma allora, quante volte ritorneremo su questa dimensione da incarnati? Non esiste un numero identico per nessuno, dico bene? No, non esiste, ma esiste eh, una fine con la presa di coscienza. Eh, quando tu prendi coscienza, ma realmente coscienza, non i risvegli che si dice io ho iniziato un percorso spirituale. E mi sto risvegliando risvegliando da che quando prendi realmente una presa di coscienza è dolorosa come ho detto prima sei perso non hai più nulla di quello che ti hanno insegnato qua che ti tiene qua per quello tante persone impazziscono Okay. e non tutti riescono a capire la presa di coscienza. Gustavo Roll a un certo punto disse che non andava oltre perché era troppo. Era troppo quello che aveva visto quando era giovane, giusto? Era troppo perché se uno quando viene proprio eh, distaccato completamente e capisce realmente come funziona. Non, può, non riesci più a stare qua. Ok. Eh, in, in base a cosa scegliamo le esperienze che facciamo in vita? Qual è, la, qual è la, il, il meccanismo che ci porta a scegliere di fare quel film invece di quell'altro? È uno stato di vibrazione, di assonanza, ma dietro l'assonanza cosa c'è? allora io non so, non so cosa c'è dietro l'assonanza però di solito chi va su in vibrazione bassa e non può andare a fare un film che di uno che ha una vibrazione altissima perché comunque non lo regge cioè quando tu entri in un corpo fisico eh, si ammala anche il corpo fisico e quindi la tua durata è bassissima quando è una vibrazione bassa sceglierai un'esperienza, un film che ti riesca a elevare un po' di più della vita precedente e che ti dia la possibilità anche di prendere coscienza. Ottimo. Il caro amico Roberto, come stai? Ciao Marco e Sonia, ho letto che chi in questa vita dice che non vorrà reincarnarsi più, come arriva di là, è il primo che vuole tornare? C'è qualcosa di vero? Non so dove l'hai letto, ma lascio la risposta a Sonia. Sono tutte storie, sono tutte condizionamenti. Stupisce, sono però, Roberto, eh? mi stupisce, però ci sono... sorpassano. Non, non, è, non è così, eh, cominciano le domande tenebrose lasciamole perdere. Quindi la canzone di Battiato torneremo ancora è una grande verità. Sì, è una grande verità. Eh, la nostra personalità rimane, senza dubbio. Eh, vabbè, domanda scontata: quando lasciamo questo mondo ritroviamo tutti i nostri cari? Assolutamente sì. L'involucro, ovvero il viso e il corpo, lo scegliamo noi o ci viene assegnato? se ci viene dato a seconda che sia un bel corpo o un brutto corpo, allora se io, io ripeto che noi andiamo di là esattamente con le memorie che abbiamo di qua, ovviamente di là sarai come se di qua. Esattamente. Ho oh, finalmente una domanda che stavo aspettando e che posso completare con la mia. Ciao Marco Gaddi, l'anima può uscire dall'otto e soprattutto che cosa c'è oltre questo otto? Ok, te lo dico subito che cosa c'è dentro oltre questo otto. Allora, eh, l'otto abbiamo detto che non è altro che una costruzione ipnotica, ok? Una costruzione ipnotica ehm, come si dice, Marco? Di tanta gente di tutto il massimo. sì, esatto. Allora, eh, siamo noi che con i condizionamenti, le paure, la divisione, e, e noi che siamo creatori ed emanazione, continuiamo a mantenere far da batteria e mantenere vivo questa terra, questo otto. Questo otto inteso come di qua e di là. Fuori dall'otto... Quindi per far capire, sono i miliardi di esseri umani che arrivano in questa parte dell'otto che mantengono l'esistenza dell'otto stesso. Okay. Esatto. E quindi di là, ovviamente fuori dall'otto, c'è eh, tutto ciò che è vero, c'è cioè l'universo, no? C'è la vera coscienza, coscienza pura. Quindi, cosa succede? Quando tu sei libero e sei cosciente, riprendi il tuo corpo coagulato cosciente. Cosa significa riprendere il nostro corpo coagulato cosciente? Significa come fece Saint Germain che riuscì a cambiare il DNA, ok, e divenne immortale. Cosa significa immortale? Significa semplicemente che per sopravvivere a tutte le vibrazioni, a tutte le linee temporali, a tutti i mondi visibili e invisibili, non hai bisogno di nascere e di rincarnarti. Quindi praticamente tu, essendo diventato un corpo cosciente coagulato, coagulato vuol dire raffermato, puoi essere allo stesso tempo. Un corpo fisico, un corpo astrale, un corpo animico puro. Esatto. E quindi esatto. puoi stare in questa parte di otto, nell'altra parte di otto e fuori dall'otto. Ho capito bene? E puoi stare anche nel passato, nei pre presenti e nei futuri già avvenuti, già creati, perché nell'universo, nella coscienza non si perde nulla. Quindi, quando noi diciamo di là ci sono dei mondi invisibili, ci sono delle creazioni ipnotiche, okay, già preesistite, già vissute. Che quando tu ti metti in quella vibrazione o vuoi creare lo stesso stato ipnotico, tu sei dentro a questo stato ipnotico insieme a tutte le persone che lo hanno creato. E la coscienza è un richiamo, ok, è un'emanazione. Quindi quello che emani è un motore di ricerca grandissimo, ok? E il, al di là dell'otto. Non ricerchi solo le vite passate che hai vissuto sulla terra, ma ricerchi il tutto quello che c'è stato da sempre. Quindi, in base a quello che cerchi, quello vivi e quello crei. Ottimo, Rosanna, gli apostoli, domanda dettata dai condizionamenti, te lo dico subito. Gli apostoli hanno avuto bisogno di reincarnarsi o meglio, si sono reincarnati? Gli apostoli sono. Sì, Quindi, così tu rispondi in maniera più ampia a questo tipo di impostazione mentale che hanno. Eh. Allora, eh, gli apostoli, eh, chiamati apostoli, perché lo è stato detto dalla, dalla Bibbia. E, ma erano semplicemente persone come noi, adesso come voi che state ascoltando me, che dico queste cose e siete interessati e siete curiosi a queste cose. E voi siete gli apostoli. Allora, esatto, siamo tutti apostoli. E so piccola, perché si scelgono vite brevi? Si scelgono vite brevi. Perché si scelgono vite brevi quando sei di là, vieni di qua, scegli un film. Ma perché, dove... ma perché magari se hai bisogno, se già una vibrazione molto alta e, e si è, sta perdendo energia. E quando sei in una vibrazione alta, puoi anche scegliere: dico, vado giù per, un, per evolvere o per fare solo un'esperienza. E quindi vengono giù per un breve periodo per riprendere l'energia che gli manca, per fare quell'esperienza che gli manca e poi tornano su. Simona, tanti dicono che sono bei tempi questi, che siamo fortunati ad essere incarnati ora. Cosa può dirci su questi tempi? Cosa c'è di diverso? C'entra per caso la tecnologia? Io in questi tempi non ci vedo niente di buono, nel senso che siamo involuti al massimo dei massimi, perché quando un creatore, uno che può creare per emanazione si sì, eh, rende schiavo di oggetti esterni, di mezzi esterni, significa che si è ridotto a essere niente. E sono tempi in cui uno può prendere veramente coscienza, perché le vibrazioni sono cambiate ed avrà è cambiato... Eh? avrà un tempo fortunato. Uh, speriamo, ok. Perché le vibrazioni sono cambiate? Vai avanti, ma perché per, per, sai che c'è comunque. Dicono per farglielo capire la parte nera e la parte bianca. Ok, per millenni c'è stata eh, a predominare la parte nera, adesso è tornata la parte bianca, quindi, eh, quindi adesso si è più agevolati. A entrare nella nuova terra, nella consapevolezza, in un corpo coagulato cosciente, nel risveglio vero e proprio, nella presa di coscienza. È possibile una regressione evolutiva dell'umano all'animale? Mm. Non, non, non capisco questa cosa. E non ho da, animale, da umano ti va a incarnare animale. Non, non, non ha alcun senso no, quindi, perché là, troveremo i nostri cari che ci hanno lasciato qui in questa vita, Sabrina non hai capito niente l'abbiamo detto fino adesso oppure ti sei collegata dopo, ti scuso per questo noi troveremo tutti quindi quel quindi proprio toglilo, quando torneremo di là troveremo i nostri cari che ci hanno lasciato qui in questa vita assolutamente sì non c'è stato uno che sia arrivato a dire che non è con tutti i suoi amori c'è chi dice che soltanto il 20% degli umani possiede un'anima un madonna, cominciamo con le domande terribili eh, Paolo che la richiede ma perché vi fate queste seghe mentali? Cioè, che cosa vi serve sapere queste cose? solo il 20% ha l'anima e eh, regre regredire in animali perché avete questi pensieri? perché vi create queste forme pensiero così basse? Queste forme pensiero vi tengono bassi, dico bene, Sonia. Sì, molto. Anche perché non ha senso. Esatto. Eh, anche qui un altro: tunnel di luce, inganno, arconti. Basta. Io non so cosa voi vediate, ma non fate parte del mio mondo. Voi andate dove volete, parlate di tutte queste cose, sono fatti vostri. Ciò che ne pensate degli extraterrestri? Ah, mio padre è andato improvvisamente all'oltre. Allora sono alla sua continua ricerca. Può essere che ci siamo accordati prima di nascere entrambi per questa mia evoluzione? Certo che sì, certo, assolutamente sì. Ok. Eh, bella domanda, brava Veronica. Vedi sono le domande costruttive. Invece di parlare di arconti, di regressioni animalesche. Negli anni la popolazione mondiale cresce e questo aumento di anime incarnate da cosa deriva? la cosa deriva dalla bassezza delle vibrazioni della nostra costruzione ipnotica e dal bisogno di sempre più batterie per alimentarlo ok e quindi tutte queste anime premesso che eh, è stato considerato... un'anima si può dividere no Marco? Sì, eh. questo è quindi le anime che noi vediamo possono essere raddoppiate o triplicate anche. Esatto. E quindi eh, il numero diventa esponenziale. Ok. Mm. Oh, finalmente una bella battuta, speriamo perché io sono appassionato di pesca fuori misura. <ride> Bravo, hai capito tutto. Bravo Tommaso. Ok. Gesù è un corpo coagulato cosciente? Cara Daniela, grazie, vai, vedi le belle domande che arrivano dalle amiche. Vai. Certo, certo che sì. Eh, Gesù non è, mai, non, è mai, non è mai stato corpo fisico e non è mai morto. Gesù semplicemente è arrivato a, farci, a darci una lezione che nessuno ha capito. Adesso e nessuno, nessuno ancora capito, è semplicemente tornato da dove è venuto, dove è voluto andare, dove vuole andare. Okay. Bellissima domanda anche di Angelica. Quindi, in pratica, nell'otto sei in un universo olografico in una matrix. Esatto, brava Angelica. nello specchio del di qua, ok. Allora, fai per conto, Marco. Se uno ha un'esperienza di premorte, no? Eh? Quando va di là, chi, chi crede in Buddha chi vede? Buddha. Chi crede in Gesù, chi vede? Gesù, Gesù. e chi è ateo, cosa vede? Niente esatto da qui capisci che è una nostra creazione una nostra emanazione Senti questa. se io e mio marito siamo separati in questa vita mi toccherà ritrovarlo di là spero di no ah. beh eh, questa è molto carina però io eh, vedo tante coppie che qua si erano separate che sono di là insieme esatto. ok lo so che stasera abbiamo pigiato un po' l'acceleratore quindi state un po' sbandando. Allora, ehm, che cosa ne è dei bambini mai nati? Beh, i bambini mai nati eh, non, è, non, non è vero che non sono, cioè, nel senso che non sono venuti nella materia, sì. però comunque sono anima che entrano in un corpo materiale anche per brevissimo tempo. E poi dopo fanno lo stesso processo che facciamo noi quando ce ne andiamo, e ovviamente più veloce perché vanno direttamente su. E alcuni, alcuni, per la vibrazione bassa, hanno dovuto fare questa esperienza, anche se breve, nel corpo umano e devono lo stesso andare nel bardo anche se sono bambini come uno le definiamo bambini ma sono anime che hanno vissuto tantissime vite quindi sono anime anche antiche e poi riprendono il percorso come facciamo noi quando nasciamo poi moriamo e andiamo di là certo monica vigo non ho capito proprio l'italiano della tua domanda scusami formula meglio e poi ti leggo allora io ho una domanda da farti sul libro arbitrio quanto incide il nostro libro arbitrio in rapporto a quello che di là vedono di quello che accadrà ecco allora questo qua è il, il libro arbitrio è come si dice è, dipende allora da cosa dipende come ho detto questa qui è una creazione ipnotica condivisa no quindi è un film che tanti scelgono anche in piccola parte di fare. E, e noi tutti no, eh, chiediamo di là cosa può succedere di qua. Ma quando, eh, ad esempio, due emanazioni eh, si, si incontrano, no, fanno sì che vanno nella stessa linea e avviene uno scontro, ci può essere un ritardo della cosa che uno aspetta. Per quello che si dice da di là. Tante volte non ti dicono i tempi, perché ci sono le varianti. E le varianti sono date dalle incognite che possono variare il percorso. Ma quello che di là dicono avviene. Ok. L'ho spiegato bene. Sì, molto bene. Per quale motivo Simona chiede si sdoppia la propria anima? E si sdoppia la propria anima perché magari si vuole fare più esperienze o perché si ha bisogno di ricaricare di più, visto che siamo in vibrazioni basse di qua e di là, adesso la riserva di energia dura meno. Per quello c'è bisogno di una presa di coscienza, di alzare le vibrazioni, di risvegliarsi. Certo. Ok, allora... Mh... L'aborto è qualcosa da condannare? No, perché di condannare? Perché Chi c'è chi, 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 no, chi si? Gli Loro fanno domande giustamente dettati dalle no, credenze. Qui, condannate, sì, condannate certo. Le che ricevuto, In... no, Quindi, sì, certo. Non, no non, è, non è condannabile perché è un'esperienza che ci sceglie. E come ho detto prima, non, chi non ci dovrebbe essere chi comanda, non ci dovrebbe essere di divisione, non ci dovrebbe essere il potere, non ci dovrebbe essere una gerarchia, perché siamo tutti creatori, questo, è, questo è venuto a insegnarci Gesù. Siamo, lui era uguale a noi, ci è venuto solo a spiegare quello che noi potevamo fare e come potevamo risvegliarci e come potevamo essere liberi. Ok. Ma Laura chiede: c'è una fine alle incarnazioni? Se si è, se si è perché non c'è più nulla da esperienziare, si diventa divini? Si diventa corpo coagulato cosciente. Ma non si diventa perché si è finito l'esperienza, eh? si diventa perché uno nel corpo coagulato materiale ha preso, ha fatto presa di coscienza, che è ben diversa. Questa cosa, perché l'hai detto tante volte nei nostri corsi a proposito. Marco, ma possiamo imparare a canalizzare? Mi piacerebbe tanto, devi venire a partecipare ai nostri corsi. Vai su marcocesaticassin.com e noi siamo in giro per l'Italia a fare questo con delle cose mirabolanti che accadono. Tra tre giorni siamo a Parma, e quindi vai pure a vedere e ti renderai conto. Ecco, qui c'è. Il mio sito. Allora, ehm, cosa stavo dicendo? Eh, eh, il, il, il corpo, tu hai detto molte volte che anche nell'ultimo istante della nostra vita, nell'otto terreno, possiamo renderci conto e praticamente bypassare la morte fisica. Certo, quando tu fai comunque un, un percorso, no? Allora, eh, diciamo che hai finito tutte le esperienze. Ok, e la tua anima ha già una vibrazione elevata, arrivi alla fine della tua vita e invece e, e sei in questa X, no? che è l'otto, no? quindi eh, quello che ti porta o nel bardo o nel tuo corpo coagulato cosciente, in quel momento lì, se tu scegli, dipende che strada scegli. Per solito noi siamo opti a scegliere la strada della luce. Io invece sceglierei la strada dove c'è buio. Perché? Perché nel buio c'è la verità e nella luce c'è l'inganno. Esattamente. Sono, hanno, ci, hanno insegnato, <ride> ci hanno insegnato a seguire la luce, ci hanno insegnato a aver paura del buio. Perché è nel buio che ritroviamo la libertà. Esattamente. Perché la luce del buio siamo noi. Quindi non vi è buio. Infine. Quindi intendiamo il buio ciò che non si vede ma è. Esatto. Ok, allora ehm, eh, un'altra domanda. Eh, perché qui c'è una forte delusione sul fatto che allora siamo in questa matrix è tutto finto è tutto olografico ma no è, è tutto è realissimo oh. è realissimo cioè non è finto non è finto è solo che noi continuiamo a creare eh, di là e di qua le stesse cose perché non evolviamo perché siamo sempre presi da questi condizionamenti da questa vibrazione e emaniamo sempre questa energia e quindi diventa un mondo condiviso un'esperienza condivisa all'infinito esatto possiamo cambiare solo i ruoli le esperienze del film ma il, il, il film è sempre quello certo senti a proposito dei film c'è il mio caro amico Lorenzo Capovin che saluto in diretta che dice come ci spiega il massacro della povera Giulia di questi giorni, che tra l'altro è venuta già a trovarti, no? Sì, l'abbiamo vista, l'ho vista quando è stato sabato, che non sapevo perché io non vedo né tv né per fortuna, io guardo solo i film che mi interessano. E è arrivata questa ragazza di nome Giulia, mi aveva fatto vedere che era morta vicino a un lago e poi mi aveva fatto vedere che... Eh, un coltello perché mi aveva fatto vedere che era ferita qua dal collo nella faccia in su, e dopo si è venuta a sapere che è stata coltellata. ok E cosa devo spiegare di questa cosa vuole che spieghi? Devo spiegare anche della guerra a questo punto dei bambini certo. che muoiono, di cosa certo. devo spiegare, certo, però facciamo un esempio adesso di Giulia. Giulia è uscito da questo film e quindi è entrata a sua volta nel bardo, giusto? Certo che sì. Ecco, Entrati... ah. La sua permanenza nel bardo sarà sicuramente per curarsi in questo ospedale, per riprendersi, per comprendere il tutto, per poi passare attraverso la clessida dall'altra parte dell'otto, giusto? Esattamente. Tra l'altro c'è sua mamma che l'aspetta, perché la mamma è andata via prima. La mamma sì, è andata via qualche anno fa. E, e poi, ma ecco, anche questo accondizionamento qua lo voglio sfatare. Perché uno fa la mamma in un film? Non è che mamma per forza anche di là. Eh? Stai ah. dicendo qualcosa di forte, eh? Cioè, ragazzi, di là, noi come io vado di là, no, mi ricordo di tutte le mie vite, quindi quella che è mia mamma in questa vita può essere stata mia sorella nell'altra, ok? Può essere stato mio figlio. Sempre è un'anima comunque che io amo, però... Ho la piena presa di coscienza di chi è. Torniamo eh. al discorso che tu hai la presa di coscienza di tutte le vite. Quindi vedi tua mamma che potrebbe essere tua mamma, ma allo stesso tempo anche una sorella o un'amica di altre vite. Sicuramente una persona che ha condiviso tanti film con te per essere così vicina di parentela in un film. Esatto. ok. Ma nessun'anima appartiene. È la mia mamma, è mio figlio, è mio padre. Non, non, non mio, 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 mio. Non, non c'è un mio. La, noi non apparteniamo a nessuno e apparteniamo a tutto. Siamo un pensiero dettato dalla nostra umanità. Sì ma è una cosa più bella perché tutti apparteniamo a tutti è questo che la gente non riesce a capire è solo perché uno in questo film fa l'amico quello antipatico allora non ha amore non è considerato parte di noi è questo lo sbaglio che noi stiamo facendo perché invece di là magari è un'anima che con noi condivide l'anima senti qua cosa scrive Simona, che è molto molto attiva con la tastiera. Quindi la verità è che noi non abbiamo genitori autentici. Siamo creati dalla luce energia suprema. Siamo tutti fratelli e sorelle, cioè eh è sempre fratelli e sorelle. Non c'è genitori, no, siamo un tutt'uno, ok. Il film No Solar lo esprime giustissimo. Eh, allora eh, ho un'altra domanda da farti. So che ti vengono a trovare negli ultimi mesi grandi del passato che tu manco conosci, che tu manco sai chi sono. Quindi tu mi chiami e mi dici: Marco, ma chi è Tizio? Ma chi è Caio? Secondo te, perché vengono queste grandi personalità scienziati, scrittori, filosofi a trovarti a darti informazioni? Perché l'ho spiegato prima quando uno entra a contatto con la coscienza. Non è più dentro l'otto, è fuori dall'otto e il motore di ricerca è molto superiore. Quando tu emani una vibrazione in quel grande motore di ricerca, risponda, risp arrivano le conoscenze e le persone che hanno fatto quell'esperienza in quella vibrazione. Quindi, nel tuo caso, perché ti vieni a trovare mm. Tesla? Perché ti vieni a trovare? Eh, perché, che ne so? Perché io sto, 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 sto preso, ho fatto una determinata presa di coscienza, sto, sto aprendo man mano delle porte, ok? Sto apprendendo, imparando, e arriva in base alla vibrazione e al bisogno di conoscenza e di quel momento per andare avanti e per capire. Arriva le vibrazioni idonee in quel momento. Quindi arriva Tesla come parlo con Gesù, come parlo con, ho parlato con un sacco di, di personaggi, come Damierini, come è venuta eh, l'altra, la, 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 quella che abbiamo visto l'altra, la tuzia Evole, Mary Curry, Mary Curry, la grande fisica. E okay. eh, ah. eh, questo, eh, questo è molto e in base è Il bisogno. Okay, il mio motore di ricerca in base alla domanda che mi pongo o al bisogno di capire di quel momento per crescere o per aprirmi arriva quello che serve quindi la persona che ha fatto quell'esperienza che sa di quell'esperienza e che può aiutarmi in quell'esperienza graziella non ti preoccupare che tu incontrerai tutti i tuoi familiari Assolutamente non c'è nessun dubbio. Eh, per incarnarsi insieme lo trovo un po', un, po', un po' difficile, ma che vengano là a prenderti, a abbracciarti, a salutarti, ti assicuro che è una scena garantita. Senti, Beh, certo. mi stanno molti chiedendo un numero per avere un consulto con te. Eh, regia, puoi mandare per piacere il numero di Sonia per prendere un appuntamento? Dovete mandare un Whatsapp scritto, ripeto. WhatsApp scritto al 371 637 9859. Ripeto, 371 637 9859. Sonia fa consulti solo via Zoom, l'efficacia del contatto è garantita. Se volete incontrare Sonia dovete andare sul mio sito e vedere dov'è che facciamo. Gli appuntamenti di persona questo è l'unico modo per incontrarla di persona nel frattempo la nostra ora è letteralmente volata via avete fatto gran belle domande sono molto contento e vi invito a eh, come dire a contattarmi sia su telegram ogni mattina da ormai quattro anni mando tutte le mattine alle sette un messaggio un vocale che volete ascoltare o non volete ascoltare, iscrivetevi sul mio canale Telegram, il mio canale pubblico a mio nome e cognome e eh, ovviamente andate a curiosare il mio sito marcocesaticassin.com sezione eventi per vedere quello che c'è. Noi abbiamo un prossimo appuntamento, un corso online con Sonia il 14 di gennaio dove faremo Molte visualizzazioni e contatti riservati e poi torneremo a essere attivi a fine gennaio a Torino. Nel frattempo faremo anche una cena Megagalattica a Bologna il 20 di gennaio. Tutti insieme sarà una serata stupenda. Tutto questo potete prendere informazioni oppure potete anche scrivermi a scuola del destino chiocciolagmail.com. Detto questo, ho visto che sono pre presenti molti amici che saluto tutti con vera gioia, era presente anche Enea, cara Sonia, che non ti ho detto, che a un certo punto Francesca ci ha scritto, era presente anche la mamma di Nicolò e quindi andiamo avanti con i nostri percorsi. Io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato perché abbiamo fatto veramente una bella ora di quelle toste però molto costruttive che ci hanno un po' aperto, ci hanno un po' allargato la visuale di questo mondo e quest dell'altro mondo. Sonia, grazie di cuore, vuoi dire qualcosa? Sì, grazie a te che hai avuto una grande apertura di visuale, una persona colta, istruita, un grande ricercatore eh, che ha avuto fiducia di me, grazie. Eh beh, ma te lo meriti perché sei veramente genuina, forse la parola giusta è Genuina, e questa è cosa veramente di pochi. Grazie a tutti. Buonanotte, Regia. Vai con un altro spot sul meraviglioso 15 ore registrate di Bellaria che abbiamo messo apposta a un prezzo veramente basso per, per farlo avere a tutti. Formazione, spettacolo, emozioni, Bellaria quasi un mese fa. Vi saluto tutti. Buonanotte. A presto. Alla prossima.